Sono onorato del fatto che Bellocchio, che è un regista che amo non da ora, con tutti quelli su cui tutta la mia generazione, inutile, non è piaggeria, è un fatto storico, su cui la mia generazione si è formata, gli attori della mia generazione desiderano lavorare con uno che dirige gli attori e fa immagini così straordinarie come Giorgio, che mi chieda di venire qui a parlare con voi. No, beh, io ho anche girato un film in Puglia per un mese e mezzo e sono... È una settimana che dico che l'ho girato in Umbria, quindi questo però è un problema mio. No, con Marco, e Marco mi ha chiesto, ti farebbe piacere venire a incontrare, e io interpreto questa occasione come un incontro. Non mi sento neanche come predisposizione naturale, cioè preferisco ancora vivere la condizione felice di colui che si mette in condizioni di imparare piuttosto che di insegnare, e quindi anche questa è la ragione per cui lo faccio poco. E poi, come dire, credo che se ho qualcosa da insegnare riesco a insegnarlo in una dimensione di tensione conflittuale che è quella dell'andata in scena. Credo che la fortuna di uno spettacolo teatrale sia la scelta di un testo e di una buona compagnia. Mezzo spettacolo è fatto, nel senso che se gli attori hanno il talento, corrispondono per ragioni emotive, di storia personale, di alchimia con gli altri attori, di alchimia col regista, al contenuto inconscio che c'è in un testo e che tu per fortuna cerchi di tirare fuori, e mezzo testo è fatto. Per cui se a uno invece che senti che è refrattario alla scena, io non so cosa dire, è un problema suo, anzi tendo a scoraggiare, tendo a dire evitate di fare questo mestiere. D'altronde è un mestiere verso il quale in questi ultimi anni si corre come se fosse una sorta di terziario avanzato. No, io non conosco il mestiere del recitare come un'occasione alternativa alla fatica, alle ore, all'impiegarsi, allo spendersi, al quotidiano. Sostanzialmente la parola più importante per me per questo mestiere è rinuncia. Rinuncia? Una parola grossa. Grossa, sì, sì. Io credo, se c'è una cosa che ho imparato, io non ho avuto vocazioni, diffido di quelli che dicono ho capito che fare l'attore quando avevo 5 anni che facevo le imitazioni, sostanzialmente sono stronzate. Così come non credo, come dicevano gli attori dell'Ottocento quando uscivano dal palcoscenico ed avevano recitato bene, stasera Dio era con me. Stronzate. Credo a questo mestiere come una pratica, un percorso di conoscenza, un approfondimento che mischia valori emotivi con valori intellettuali. Rinunciare significa che questo mestiere lo si capisce a bilancio. Capirlo a bilancio significa mettere in conto, in quanto rinuncia, quali altre ipotesi di esistenza tu hai sottratto alla tua vita per farlo. Quali altre ipotesi del vivere hai messo da parte per esercitare esclusivamente quel mestiere che è sintesi di vite. Scena fondamentale, Bibbia secondo me per chiunque voglia fare questo mestiere, la lezione di Amleto ai comici. Diceva, noi non siamo un flauto di vertebre, nel senso che non c'è qualcuno che ci può suonare, non c'è in rapporto a un tema, un oggetto che è una protesi di noi come un violoncello, una carta, una penna, un colore, una tempera, su cui noi esterniamo un contenuto intellettuale, un valore emotivo. Quindi non siamo flauti di vertebre, noi siamo quelle vertebre che ci suoniamo da soli, noi siamo il nostro strumento. Noi siamo il nostro strumento. È un po' misterioso questo, forse io non lo... È affascinante questo concetto. Cioè noi siamo l'oggetto su cui si ripercuote l'emotività e l'oggetto biologico, su cui si ripercuote l'emotività e l'approfondimento intellettuale legato al testo, all'esercizio della... Cioè, come per essere sintetici, un violino che suona 50 anni è diverso da quando è uscito dalle mani del liutaio. Noi siamo diversi dopo 50 anni di pratica di palcoscenico nel volto,
Io credo che certi grandi attori che arrivano alla pratica del silenzio in palcoscenico, della efficacia soltanto legata a un'aura che c'è sulla loro presenza, sono la sommatoria di un accumulo di esperienze che sono fisiche, che fanno del loro corpo un segno. Questo intendo dire. Cioè, come io non faccio distinzione personalmente tra una rarefazione nella pittura di Morandi e la faccia di Eduardo. In questo intendo dire, come significato espressivo immediato. In questo senso l'attore, per ritornare a quello che dicevo prima, non è un saltimbanco, un genio e sregolatezza soltanto, uno pronto a tutte le occasioni, ma è uno che rinuncia e concentra sul proprio esercizio una sintesi di vite che non fa per concentrarle in quel momento in cui quelle vite sono sintetizzate, che è un'opera teatrale, che è una messa in scena. Con la fatica, perché dico, emotiva e intellettuale, di mettersi a disposizione di un confronto, che è un confronto con un'opera che lo ha preceduto, che è testo, che è drammaturgia concreta, con cui tu devi entrare in relazione. Alla base di una relazione con un grande personaggio, soprattutto della drammaturgia teatrale, c'è intanto un momento frustrante, perché tu lo senti più grande di te. Io credo che questo sia l'approccio onesto, cioè è più grande di te, forse solo perché l'ha scritto un uomo che ha dedicato la propria vita, le proprie energie intellettuali, mentali, perché quella persona che sta sulla carta poi non sia più carta, che quello non significhi più niente, ma che sia invece pratica, comportamento. Che voleva dire Eduardo quando diceva mantenete, cioè un attore quando entra in palcoscenico deve sembrare che viene da molto lontano. Cioè, tu entri, quello infatti quando entrava era così. Entrava dalla sera, sembrava che venisse da... Infatti la gente si crea, è finito, con lui è finito, lui lo diceva, sapete cosa diceva Eduardo? Diceva io sono l'epilogo, perché lui aveva la coscienza, come tutti questi rabdomanti proprio della scena, che qualcosa nel nostro paese stava cambiando completamente, nulla sarebbe stato più come prima e il teatro non sarebbe più stato un rito in quanto necessità sociale. Capite quello che voglio dire? Cioè che il teatro sarebbe non sarebbe più diventato un focolare sostituito dalla televisione, da altri mezzi, in cui la gente viva si univa per, come dicevo prima, capirci qualcosa in più emozionandosi. Lui sapeva che questo non sarebbe più accaduto e diceva attenzione, io sono l'epilogo, una sorta di après-moi la déluge, no, non ci sarà più niente, perché lui lo sentiva. Venire da molto lontano, un attore intelligente, un giovane, un ragazzo che si accosta a questo mestiere, capisce che significa che un attore è innanzitutto misterioso.